Signora, lei è la mamma di Emanuele? Sì, buongiorno a tutti, io sono la mamma di Emanuele Obue, è un bambino sanissimo, pieno di vita, molto interessato a tutto. E in breve faccio una sintesi perché il 10 aprile 2007 entra per un'appendicite e dopo un paio d'ore siamo al pronto soccorso, tutta la trafila. Lo accompagniamo in sala operatoria con i suoi piedi, lo saluto e da lì, dopo 2 ore all'incirca, vengono i medici, come in un film, e ci dicono: guardi, suo figlio ha avuto un problema, sono mancati 15 minuti di ossigeno, e da lì ce lo ritroviamo in sala in terapia intensiva, come lo si voglia chiamare, e lì tutta l'incubo, la tragedia che continua. Come si sono giustificati i medici per questa vicenda? E lì adesso è la magistratura che ha fatto le indagini e dopo 2 anni e 8 mesi abbiamo la prima udienza, il 18 di dicembre del 2009. Ma le istituzioni la stanno aiutando in questo Le momento? istituzioni, allora, prima di tutto il comune, l'ASL, sì, stanno vicini, ci hanno aiutato. Diciamo che la situazione è che, come al solito, è sempre una mancanza di fondi, ti danno il minimo indispensabile. Attualmente la ASL ci dà delle ore di assistenza, diciamo, importanti per Emanuele, perché questa figura si è integrata molto bene nel rapporto con Emanuele, gli dà da mangiare, affiancata dalla logopedista, ha imparato a dargli da mangiare, grazie a lei che Emanuele adesso, diciamo, quando sta bene, mangia per bocca, ma si parla di un 100 grammi di frutta a mezzogiorno, ecco. Che le sappia, ci sono cure all'estero che possono aiutare Emanuele? Allora, Emanuele, partiamo dal presupposto che lui è in coma, quindi essendo in coma non è malato, lui è in questo stato, si trova con gli occhi aperti, reagisce agli stimoli perché non è apatico. E oggi, ad esempio, siamo stati alla commemorazione del Salvo d'Acquisto, è stato tranquillo, quindi recepisce qualcosa di quello che gli succede, cioè al vedere le divise lui si tranquillizza, è uno stimolo positivo, no? Quindi io lo porto, se lui sta bene con i carabinieri, lo porto con i carabinieri. Siamo stati ospiti della Folgore a Pisa e ha trascorso una giornata incredibile, è stato bene anche lì. Diciamo, tutto ciò che può renderlo, lo fa felice, glielo diamo. Cosa si aspetta dal processo? E questo, io sono molto ottimista, credo nella giustizia italiana, anche se è un po' lentina, che faccia il suo corso e vengano stabilite. Chi di dovere stabilirà cosa è successo, perché io voglio sapere cosa è È difficile vivere in queste successo. Diciamo condizioni. che sì, difficile sì, perché è come se vivessi con un, cioè vedere tuo figlio ridotto così è come se hai un pugnale continuamente puntato nello stomaco, però si va avanti, bisogna reagire prima, perché il bambino ha bisogno di gente positiva, di allegria. E la cosa che, diciamo, ti colpisce di più è il fatto di ripercorrere tutto l'udienza come se fosse una seconda coltellata, no? Perché dovrebbe essere celere, non 2 anni e 8 mesi. Cioè, ripercorrere tutto ti fa star male, però devi andarci. È un dovere. Lei praticamente lavora, non può No. lavorare, deve assistere al bambino praticamente, Il sta bambino dicendo. ha bisogno di assistenza 24 su 24. Ma non è che necessita chissà che cosa, è come se fosse un bambino piccolo. Quindi lui ha bisogno di una presenza fissa vicino a lui. Però questa persona che ruota intorno al bambino ha bisogno di assentarsi, di adempiere le sue funzioni, staccarsi. Poi io ho un'altra figlia di 16 anni, quindi il ruolo di mamma è diviso. In famiglia con la sorella, ecco, diciamo la figlia di 16 anni, come l'ha presa questa vicenda? Non l'accettiamo noi, una ragazza, diciamo che non positivamente, lo accetta, è suo fratello, però vederselo così soffre ogni momento. Crede nei miracoli, signora? Certo, se no, noi già abbiamo vinto perché abbiamo la fede, l'amore verso Emanuele, tutte le L'importante è la persone, fede. diciamo che tutte le persone che ci stanno intorno, Facebook, soprattutto l'arma dei carabinieri, oggi ha dimostrato veramente un'umanità e un onore, una vicinanza fantastica.
Infatti si sono resi disponibilissimi ogni... Cioè, se possono fare qualcosa lo fanno, quindi... ma tutte le forze dell'ordine, no? Perché lui è un piccolo carabiniere ad onore, quindi abbiamo tanti amici poliziotti, carabinieri dell'esercito, tutte le persone in divisa, diciamo, che hanno chiesto amicizia su Facebook, ci stanno vicini. È anche un'amicizia virtuale, però fa bene, Cosa chiede lei alla stampa? diciamo. Una cosa che è positiva, parliamo sempre in positivo, no? Critiche. Di parlare di più di questi bambini che vogliono vivere, perché Emanuele dice, io conosco il caso di Emanuele, ce ne sono tanti. Emanuele vuole vivere, anche se vive in questa condizione, però lui vuole vivere, ce la mette tutta, lotta per vivere. Quindi io faccio di tutto per dargli alleviargli le sofferenze, primo, e poi dargli una vita il più normale possibile, no? Perché è sempre un essere umano, mangia, respira, fa i capricci. Dorme la notte, non dorme, insomma, si fa capire. La ringrazio signora, tanti Grazie a tanti voi. auguri. I carabinieri a disposizione, molto. Poi abbiamo conosciuto il fratello di Salvo d'Acquisto, più di così cosa dovevamo. Penso che sia la cosa più bella in assoluto. E poi chissà che magari Salvo da su gli dia una mano. Però se non ci crede, non. Autorizza signora la pubblicazione di Sì, questo video. tanto non c'è niente da nascondere.